E adesso parliamo della partitissima di questa sera che seguiremo rigorosamente in diretta tra Alessandria e Piacenza. Calcio dunque serie B, girone A, con il Piacenza lanciatissimo che vuole ritrovare la vittoria su un campo sicuramente non facile. Abbiamo il nostro ospite, il presidente onorario Stefano Gatti. Buongiorno, benvenuto. Grazie. E intanto complimenti per la partenza di questo Piacenza che insomma, fino a qui l'analisi non può che essere definita comunque ottima. Beh, quest'anno è il centenario, abbiamo cercato di allestire una squadra ai vertici competitiva più degli altri anni e i risultati in questo momento, se stasera vinciamo siamo secondi in classifica con una partita in meno, dunque le nostre previsioni sono abbastanza ottimistiche. A Vercelli la squadra ha dato ottimi segnali. Vercelli ha fatto il secondo tempo migliore dell'inizio del campionato, mi sono molto piaciuti i ragazzi contro una squadra che è stata allestita per la Serie B e dunque alla fine meritava di vincere Piacenza per il gioco e le occasioni avute. Questa sera ad Alessandria invece una squadra che fino all'anno scorso aveva altre ambizioni, squadra da metà classifica, che partita si immagina? Ma sai, sono sempre partite molto difficili perché quando si gioca innanzitutto loro giocano in casa, poi sarà sempre la solita partita della vita per i nostri avversari, dunque dipende sempre, sono sempre partite molto difficili. Siete tra i club più seri, oserei dire, della Serie C, cioè quelli che rispettano tutte le regole e il resto, diciamo, però è un mondo molto difficile, soprattutto per quello che è successo per lunga parte, non solo dell'estate, ma anche dell'autunno. Come lo vede questo calcio in questo momento? Questo calcio è un calcio allo sfascio, perché se ne vedono tutti i giorni, si vedono delle cose inaudite, bisogna prendere in mano una certa situazione. Secondo il mio punto di vista i gironi a 60 squadre, cioè i tre gironi, la Serie C non se lo può permettere, perché tutti gli anni in ogni girone ci sono sempre 3-4 squadre che non hanno i soliti quattrini per gli stipendi e tutto, per iscrizione, per le fiduzioni, dunque bisogna ritornare a 40 squadre, i due gironi, il girone nord e il girone sud, come era quando eravamo giovani. Tra l'altro ancora adesso non si sa quante promozioni ci sono. Ma da quando dovrebbero essere due per girone, perché se ritorna la Serie B 22 squadre, come giusto che sia, in conseguenza dovrebbero fare a sette promozioni, due per girone e poi i famosi playoff che va su una squadra sola. E questo sarebbe più che giusto, ribadisco, per le tante società serie che investono veramente tanto nella terza serie. Grazie a Stefano Gatti, dunque presidente onorario del Piacenza, e buona visione della partita di questa sera. Alla prossima. Grazie a tutti. Di nuovo. Il ritmo che piace, il ritmo di Piacenza e Radio Sound.